Amiche e amici di Super J, buonasera e ben ritrovati qui a 45 giri. Allora, questa sera abbiamo un ospite speciale, si parlerà principalmente di cinema, inteso non solo appunto come arte, ma anche a livello pedagogico, a livello didattico, perché abbiamo con noi Dimitri Bosi del Cineforum Teramo. Benvenuto Dimitri. Grazie a voi per l'invito, grazie Grazie ovviamente per veramente. averlo Come no? accettato. Questa sera davvero possiamo parlare di cinema a 360 gradi, parleremo soprattutto delle attività che fa il Cineforum. Dimitri, facciamo innanzitutto una cronistoria, perché davvero qui stiamo arrivando quasi come dire, al 25esimo anno, perché È la vecchiaia, è il sintomo chiaro del tempo che passa, è questa cronistoria che tu mi chiedi di fare. Sì, ma il Cineforum è nato diciamo, nel 95, l'anno del centenario, diciamo, del cinematografo. Io, esatto. quindi, io mi stavo laureando in cinema, insomma, così, un'idea che nacque da una serie, insomma, di amici, di appassionati che poi man mano si sono sfilacciati, diciamo così, però nacque lì, diciamo, quest'idea e cominciò tutto con, dato che tu mi chiedi questo momento nostalgico revival, che è chiaramente il primo trabocchetto di questa serata, era la prima rassegna, era Il Falso Specchio, un titolo molto da cineclub. E che si fece al teatro comunale e noi vendemmo gli abbonamenti, insomma, ebbe un grande riscontro, proiettammo anche dei titoli in lingua originale, 2001, Fino all'ultimo respiro. Mi ricordo che la copia di 2001 non c'era in Italia, arrivò da Londra, insomma, fu una cosa, ci furono tante persone che collaborarono a quella edizione con grande slancio, insomma, appassionati, Sergio Di Sabatino e Sandro De Poi immagino anche per reperire le copie, ai tempi non c'era cioè No, bisognava secondo me non c'era davvero il download, questo non esatto. c'era lo streaming e il download, e quindi le copie erano tutte in pellicola. Quindi, insomma, questo è stato, quello fu l'avvio poi di un'avventura che è durata con alterne fortune, con alti e bassi, fino ad adesso in qualche misura. Però quello fu l'avvio e fu abbastanza divertente come avvio. Ma ripeto, era tutto in pellicola, è un altro mondo rispetto a quello che viviamo oggi, ma è quello che è accaduto con la tecnologia, che oggi proiettiamo dei file. Insomma, allora c'era la pellicola, roba pesante, ingombrante, che andava montata nella Andava cabina. vissuta anche, cioè, Sì, tipo esatto, quasi una cosa era una medica. cosa fisica proprio, molto fisica, la pellicola che arrivava, bisognava rimandarla indietro, insomma, fu un grosso impegno, era la prima volta, fu un piccolo, insomma, diciamo, un piccolo grande tentativo, che andò bene, ma che ricordo sempre con piacere, perché tante persone cooperarono e intervenne tante, pers tante persone intervennero poi a vedere i film. Erano dei classici, era un recupero dei Certo, classici, era certo. rivediamoli al cinema. Già allora si parlava di rivederli al cinema, che poi è rimasto un mantra un po' della nostra attività, tipo vedemmo la Terra Trema anche, no? Con Certo. 400 persone in sala. Adesso la Terra Trema, 400 persone in sala, è Molto difficile farlo, un'ipotesi è vero. inimmaginabile. Forse c'era anche l'effetto novità, però insomma, sicuramente fu una bella esperienza che ricordo. Ti ringrazio di averla Questo era rievocata. anche appunto per fare, come dire, per rompere il ghiaccio e per fare anche appunto una Sì. cronistoria, anche per avere il quadro generale della situazione. Tornando invece ad adesso, praticamente, appunto abbiamo parlato degli inizi, tantissime le attività che avete fatto, ma che state anche facendo. L'ultima, tra l'altro, è un progetto a mio avviso molto molto bello che ha coinvolto i bambini della città di Teramo, ma la città di Teramo in generale. Stiamo parlando appunto del progetto Io sono stato qui. E tra l'altro, prima però di parlarne, io prego la regia di mandare in onda un estratto praticamente di questo progetto con la professoressa Maria Gabriella Esposito, che, come viene anche specificato dalla stessa pagina del Cineforum, praticamente sintetizza il progetto, e poi ne parliamo ancora qui con Dimitri Bosi. Qui imparavano ad essere sarte, magliaie, ricamatrici, questo. E fu un'idea di Gemma Marconi, una ragazza appartenente ad una modestissima famiglia. Aveva 18 anni, dovette abbandonare gli studi per motivi economici, ma essendo un'autodidatta si diplomò, divenne educatrice d'infanzia e progettò questa istituzione.
questa istituzione ha dato vita ad un'artigianalità artistica di arti e mestieri, e quindi è uscita da questa scuola una classe di artigiane che poi naturalmente è stato un po' il volano dell'economia teramana. Era un grande laboratorio, qui un grande laboratorio con ecco questi oleandri che ancora sorridono alla città, ma hanno bisogno di attenzione, di un'attenzione politica naturalmente, perché è stata il volano di una scuola di rinascita economica. Salvare la vita fisica di un uomo ha una rilevanza, il medico, la vita, ma salvare la vita spirituale, morale, culturale, perché vede, il filosofo non si pone il problema cos'è il cuore, cos'è la vita, cos'è l'esperienza, ma perché? Il perché, quindi, va alle radici della cultura medica, della cultura scientifica, e quindi sono posti sullo stesso piano. Perché il filosofo si pensa che vaghi un po' tra le nuvole, invece riflette sulla realtà e quindi non si ferma alla superficie, ma va alle radici strutturali dell'esistenza. È importante perché sappiate ragazzi che la cultura è uno strumento importante per saper governare gli eventi, perché l'ignoranza porta alla schiavitù, ai totalitarismi, all'acquiescenza, all'accettazione passiva. Invece la cultura è un volano, è uno strumento per dare una risposta ai problemi che investono la vostra esistenza. Capito? Allora, io direi che in questi 3 minuti la professoressa davvero ha sintetizzato il tutto, ma non solo, cioè ha detto praticamente tutto, Dimitri. E poi sì, anche qui ne parlavamo a microfoni spenti proprio sì, adesso, cioè l'incontro è stato addirittura fortuito, quindi sì, a maggior ragione qui il progetto Io sono stato qui proprio viene, sì, come ho detto, viene sintetizzato al massimo. E l'espressione, questa clip è un po' l'emblema del progetto, no? Perché qual era il progetto in sintesi? Era questo, molto semplice in definitiva, cioè quello di formare i ragazzi all'utilizzo dell'intervista audiovisiva, cioè come si fa un'intervista, quali sono gli elementi tecnici di base da rispettare per farla, e poi lavorare su un tema che in questo caso erano i luoghi della città, i luoghi rivissuti secondo una memoria tutta emotiva, tutta interna. Oggi si parla molto di identità, memoria, riappropriazione, le fonti, insomma, l'idea era quella di costruire una sorta di una ricostruzione di una memoria interna, una sorta della di città archivio. Di Teramo, un archivio, diciamo, della memoria interna della città di Teramo attraverso memorie vissute, perché ripeto, il racconto che si può fare della città, della storia della città, è molteplice, in un libro di storia, in una guida turistica, ma invece l'ottica invece in questo caso era tutta appunto legata alle emozioni, ai ricordi personali, ma in questo caso il ricordo personale si incrocia con una lezione di vita e di storia sul valore della cultura, sul valore della conoscenza, e la prassi operativa era quella di piazzarsi in un luogo che avevamo deciso di raccontare, che avevamo analizzato prima, e bloccare le persone. E a un certo punto noi ci siamo avvicinati a questa signora, così piano piano, e lei è stata disponibilissima, e è venuta fuori questa epifania che, ripeto, è il punto chiave del progetto, perché i ragazzi hanno conosciuto la storia della città attraverso le memorie dei personaggi, attraverso il lavoro fatto in classe e utilizzando l'audiovisivo come uno strumento che non va rivolto, in particolare il cellulare, verso se stessi con i selfie, certo, con le pratiche
che conosciamo di narcisismo avanzato che oggi il video ci costringe, ci spinge a fare, e anche i social per molti aspetti, ma invece come uno strumento di comprensione della realtà, il cellulare come uno strumento per un possibile esercizio di sguardo. E questo era il senso, insomma. Leggendo anche poi le reazioni per quanto riguarda i protagonisti, che poi erano i ragazzi stessi che agivano con gli strumenti, eccetera, loro stessi hanno più volte dichiarato, appunto leggendo anche gli articoli su questo progetto, eccetera, che erano entusiasti proprio da questo, cioè nell'andare a scoprire tramite il cinema, o in questo caso tramite il mezzo audiovisivo, qualcosa che non sanno, ma soprattutto qualcosa che poi li va a formare, perché appunto sentendo anche le parole della professoressa non si può restare indifferenti. Esatto, sì, perché poi anche un esercizio per sapersi relazionare, no? In definitiva tu devi, certo, abbrancare uno sconosciuto per la strada, come dire, no? Con ovviamente la supervisione mia e di Marco, che eravamo lì, e quindi anche il cinema è anche uno strumento per entrare in relazione con gli altri, con le persone più adulte, perché è chiaro che per arrivare lì a fare il lavoro lì avevamo fatto delle prove in classe, certo. I ragazzi avevano intervistato i genitori a casa sul luogo del cuore. Quindi noi siamo usciti nel momento in cui in classe poi i ragazzi a casa autonomamente avevano fatto tutta una serie di prove, no? Più o meno lunghe, più o meno giuste, più o meno sbagliate, con l'audio che non si sentiva, controluce, certo. Tutta una serie di cose che poi devi correggere in corso d'opera, perché devi spiegare i dettagli, insomma, le cose importanti, che però basta poco, insomma, i ragazzi sono bravi. Le reazioni infatti sono state poi, cioè, come hai visto tu poi personalmente i ragazzi dopo questa esperienza? No, io ho avuto due grandi emozioni in questo progetto che non provavo da tempo, sinceramente, che sono state le reazioni, uno, del cinema comunale, dei ragazzi al cinema comunale, quando c'è stata la proiezione di restituzione, che noi facciamo sempre quando facciamo un lavoro di questo genere, cioè la restituzione al pubblico del lavoro fatto, e certo. Poi in piazza a Piazza Fontana, quando, perché attenzione, le cose non erano preordinate come forse molti possono pensare. Intanto cioè, vediamo il sito del Cinefo. Molti non possono pensare, perché noi la proiezione in Piazza Fontana non era prevista. Ci siamo resi conto dalle reazioni al comunale da parte dei bambini, ma anche degli adulti che erano venuti e che ci hanno detto: questa cosa va mostrata in piazza, no? E quindi e questo è stato, e poi da lì è nata la proiezione in piazza, che è stata anche lì una cosa molto bella, commovente. Abbiamo messo anche i ricordi dei cittadini in diretta, cioè alla fine della proiezione abbiamo invitato alcune persone a portarci una foto e a commentarla in diretta. Abbiamo fatto una sorta di talk fotografico, diciamo memoriale, in diretta. Alla fine della proiezione abbiamo acquisito alcune foto da parte di privati, persone che erano interessati a commentarle e che le hanno commentate. Corrado Anelli ha raccontato il ritrovamento di un daguerrotipo, un ragazzo ha commentato la pizza di Mario come se la ricordava, certo. Lui, e insomma, sono venute fuori con la suggestione sempre delle immagini, dei racconti belli che poi hanno fatto la simpatia della serata, insomma. Il bello qui, secondo me, poi che ci vedi un piano pedagogico, però attenzione, io non lo intendo in maniera, come dire, fine a se stessa, perché in realtà poi è anche un gioco. Poi del tema del cinema come gioco ne parleremo nella seconda parte con una clip che ti farò vedere, però ecco, anche qui c'è, cioè, quanto può servire anche in generale, io parlo veramente alla comunità, inteso proprio alla città di Teramo, anche eventi del genere, quando tu hai detto ci siamo resi conto che nella proiezione all'interno del comunale era talmente forte questa energia che bisognava portarla in strada. Guarda, io non è che, insomma, non evito di fare un'analisi eccessivamente complessa delle cose che faccio, meglio, certo. La faccio in rapporto all'esito che voglio ottenere. Però c'è qualcosa anche, insomma, c'era un piano di identitario, esatto. Che viene fuori, no? È chiaro, io parlo di memoria, di passato, era un momento in cui la città in fondo si voleva anche ritrovare nel suo passato, no? In un frangente molto delicato della sua vita. Certo. E quindi questo abbiamo intercettato, no, anche questo desiderio, no, di vedersi rispecchiati nel proprio passato, di rivederlo in maniera non nostalgica, perché ci tengo a dirlo, una cosa fondamentale. E questo si percepisce, cioè questo non c'è da nostalgia, spettatore, che certo. Invece è il 90% delle... io molto attento ai social e a come le foto del passato vengono condivise sui social, e che le foto sui social, le foto del passato hanno una lettura
ideologico nostalgica che è insopportabile. Si può parlare quindi invece che nostalgia di ricerca? Sì, cioè una ricerca, sì, uno scavo appunto. Certo, sì, assolutamente sì, c'è stato un lavoro di ricerca, di scavo sulle location, ma sul lavoro sui ragazzi, certo. Insomma, che hanno avuto vari risultati, confronto con gli adulti, rapporto intergenerazionale, maggiore consapevolezza dell'uso del cellulare, che cos'è un'inquadratura, come si fa un'intervista, quindi consapevolezza del linguaggio, sono tutte cose che nel tempo produrranno dei risultati. Noi non ovviamente l'esito di questi lavori, al di là dell'immediato, io non lo conosco, perché poi non seguo i ragazzi nel corso del tempo, però posso dire con assoluta certezza che spesso questi laboratori hanno prodotto, o meglio, io mi auguro sempre che i laboratori producano una consapevolezza, certo, una maggiore consapevolezza della, certo, realtà, attraverso il cinema ovviamente, che è l'elemento di applicazione. Però io poi so che comunque tanti studenti, tanti docenti, tanti ragazzi poi hanno scoperto un film, a volte hanno trovato anche lavoro, hanno scoperto una professione, un lavoro attraverso questi corsi. Non li cito, non li posso citare, però ce ne sono diversi. A livello, in questo caso, poi di utilità, come dire, anche didattica, ma inteso appunto in realtà come visione della vita, riprendo anche un po' quello che ha detto la professoressa, sì, Esposito, che abbiamo sentito, c'è anche il saper poi governare gli eventi, se sei acculturato, se no sei in balia, diciamo, del caos. Quanto può, ecco, ti chiedo anche quanto può essere utile di questi tempi, in cui mi hai dato un assist poco fa, perché hai detto appunto l'uso, come dire, corretto per usare un'inquadratura in un periodo in cui siamo saturi di immagini, eccetera. L'aspetto dell'educazione all'immagine io l'ho sempre ritenuto una cosa fondamentale. Oggi, nell'epoca delle fake news, è ancora più attuale questa cosa, perché certo, l'idea di poter capire bene che un montaggio anche di un servizio, di un telegiornale, no, che dovrebbe provare a dare una certa visione, una certa molteplicità, certo, di punti di vista, poi ovviamente il linguaggio limita, il linguaggio ovviamente può essere orientato, plasmato in maniera sottile, delicata, invisibile, e quindi secondo me, insomma, io lo ritengo un punto chiave, l'ho sottolineato più volte anche negli incontri che abbiamo fatto di recente con dei docenti, presentando il programma di ABC Cinema, ho detto anche la consapevolezza del linguaggio, una buona consapevolezza di come è fatto un audiovisivo in senso lato, ci aiuta a difenderci dalle fake news, che sono un problema serio. E tra l'altro io dico anche qui, da pure una visione, come dire, estetica anche di ciò che ti circonda. All'arte, esatto, certo, questo è chiaro. Però estetica poi intendo anche appunto, come dire, esatto, non solo all'arte, poi contenendo nell'etico anche la parola etica, un tutt'uno, cioè nel, certo, senso qui poi, per quello sono anche curioso, ma poi si vede anche nei vari progetti, cioè i ragazzi davvero poi ne crescono arricchiti, poi come dici tu, si creano anche degli anticorpi, tra virgolette, in quello che è un mondo in cui immagini ne riceviamo ogni giorno tantissime, uso improprio anche dell'usare il mezzo audiovisivo. Io faccio anche un'analisi critica del lavoro che facciamo, cioè mi permetto, certo, anche di farti questa, certo, osservazione critica, cioè basta un corso di 11, 12 ore, 15 ore, 20 ore, 50 ore per offrire una consapevolezza di una cosa che a volte può richiedere parecchi anni di studio, no? Però sono convinto che, no, perché la scuola dai dell'input è un in questo input, senso, secondo me, certo, che invece può arrivare e che la scuola non dà, perché non ci dobbiamo mai scordare che a scuola non si insegna cinema, non si insegna linguaggi audiovisivi, no, si ritiene opportuno, è giusto spiegare come si scrive, come si legge, certo, però si perde una fetta importante della comunicazione odierna insegnando solo a scrivere e a leggere, capisci? Questo è il punto chiave, cioè nel senso che poi la comunicazione oggi è fatta anche è fortemente di immagini, e l'idea di non fare niente sulle immagini è grave, insomma, è una lacuna che la scuola italiana c'ha da tempo, che ha cercato di recuperare di recente con Franceschini, con dei bandi sul cinema a scuola. In altri paesi il cinema a scuola c'è un altro, in alcuni paesi c'è, certo, un'altra penetrazione, cioè, ma vedi che fanno, è proprio parte dell'istituzione sociale, cioè non è solo istituzione in senso dello Stato, ma proprio che lo vedi nel quotidiano, c'è, cioè, un elemento, fa parte della scuola, e ripeto, è uno strumento di consapevolezza, insomma, in senso, certo, lato, ecco. E parleremo ovviamente anche di questo nella seconda parte, quindi adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi rientriamo ancora qui con Dimitri Bosi a 45 giri, a tra poco.
Bene, rieccoci di nuovo qui a 45 giri. Stiamo parlando di cinema con Dimitri Bosi e soprattutto delle attività della sua associazione, insomma, del Cineforum Teramo. Allora, prima di affrontare adesso gli altri progetti, io voglio fare una sorpresa, insomma, voglio farti una sorpresa, Dimitri, anche voi telespettatori, perché vorrei mandare il finale di un film realizzato nel 1963 da un regista italiano che è stato osannatissimo all'estero, per dire da Tarantino, insomma, per fare un nome, che è Mario Bava, il maestro considerato del cosiddetto giallo. Il film si chiama I tre volti della paura e riguarda appunto un finale con l'attore Boris Karloff. Per chi non lo conosce, è stato praticamente il primo Frankenstein, colui che ha impersonato Frankenstein nella storia del cinema. Allora, mandiamo questa clip da cui poi traiamo spunto per le nostre riflessioni con Dimitri Bosi. Ecco fatto. Non vi pare che doveva andare a finire così? Con i fantasmi c'è poco da scherzare perché si vendicano. Beh, siamo arrivati alla fine delle nostre storie e adesso purtroppo sono costretto a lasciarvi. Però state attenti quando tornate a casa. Guardatevi bene intorno, guardatevi alle spalle. Attenzione quando aprite la porta. Non entrate al buio, eh! Sognatemi! Diventeremo amici! C'è un fenachistiscopio che ruota e fa l'effetto delle luci. Esatto, allora abbiamo visto veramente, questa è una chicca perché poi il film non è famosissimo, ovviamente chi è cultore del cinema lo conosce, però non è uno di quei film famosissimi. Bava, lo ripetiamo, è stato idolatrato dai più grandi registi americani, all'estero in Italia ai tempi era quasi praticamente sconosciuto, però il discorso era più legato ovviamente a questa sequenza in cui si vede proprio lui omaggia in questo caso il cinema, la finzione del cinema, ma non tanto la finzione perché lui poi dichiarò volevo rendere davvero omaggio al cinema come gioco, cioè alla fine il cinema è un gioco, è un trucco, lui era un mago tra virgolette dei trucchi, ma trucco inteso non come falsità, non come diciamo è tutto finto. In realtà qui penso sia l'omaggio più bello che sia mai stato fatto, secondo me, nella storia del cinema, da un regista a questo giocare del cinema, Ma Dimitri. guarda, questo è un omaggio bellissimo, ovviamente straordinario, ma ce ne sono, diciamo, diversi che mi vengono in mente e che i grandi registi sono riusciti a fare, perché poi fanno un omaggio del genere senza renderlo stucchevole, Esatto. ridicolo, meramente nostalgico, legato, perché lì nel retro, nella parte destra dell'inquadratura c'è un fenachistiscopio che fa girare la luce, che una, Esatto. no, che una, con le ombre ritagliate dentro, cioè, dentro questo cilindro, no? La magia del precinema. Esatto. E lui riesce a raccontare bene questa fantasia che è veramente bella. Il cinema come gioco e come set è un'idea di cinema. Quello che è importante sottolineare è che questa è un'idea, perché poi c'è stato, ci sono anche registi che, voglio dire, lui si situa su una linea del regista, come dire, Di genere poi ai tempi, a parte il certo. genere, però voglio dire, lui come costruttore, Era un direttore della il fotografia, cinema come macchina, ecco, certo, no? come Che lo è mezzo, sempre, come è certo. sempre, in questo caso il cinema come macchina, come strumento per costruire una fantasia, un immaginario. Poi però ci sono registi che invece giocano con la realtà, no? Certo. Che invece no, da cui noi abbiamo una profonda tradizione in Italia con il neorealismo, che invece è la ripresa dal vero, la ripresa della realtà, no? Infatti noi ti ringrazio per questo spunto, anzi, beh, grazie, perché è una sequenza bellissima, ma anche perché poi mi permette anche di raccontare quali sono i padri un po' nobili del lavoro che facciamo, Certo. perché noi uno dei punti cruciali che io cito sempre è che noi uno degli elementi cruciali del lavoro che abbiamo fatto, io sono stato qui, è Zavattini, Cesare Zavattini, che è lo sceneggiatore, che di Ladri in biciclette, storico collaboratore Di De di Sica, De Sica, certo. no?
E lui diceva che il banale non esiste, quindi tutte le storie dei cittadini che hanno raccontato qualcosa di fronte al cellulare, una telecamera, sono stato qui, sono tutte buona, non le abbiamo messe tutte, abbiamo fatto più di 100 interviste ovviamente, però sono tutte storie straordinarie e l'idea del laboratorio partiva proprio da lì, cioè il racconto della gente comune che Certo. beccata a caso ci racconta una cosa straordinaria, la magia della realtà che si rivela alla macchina da Anche presa. poi dell'imprevisto, cioè niente Esatto. programmato. Invece lì è l'esempio opposto, cioè Certo. l'esempio del programmato, l'esempio del costruito del cinema come finzione suprema, ma penso Fellini, ovviamente, che amava i teatri di posa, gli piaceva girare, no? Famoso Ma Casanova col mare di cartapesta, le esatto, bravo, infatti scenografie. proprio a quello pensavo, ma penso anche al racconto che fa Scorsese con Hugo Cabret, no? Che Certo. racconta la vicenda di Méliès e ci fa scoprire tutta la storia di come, cioè di come Méliès realizzava i suoi trucchi al cinema. Insomma, è un'idea di cinema bella, straordinaria. Io amo, a me piace tutto, nel senso che io non ho delle predilezioni precise. Anche perché ognuno poi ha un suo linguaggio, come dire, Appunto, interessante, autonomo. tutti riescono, quando riescono a colpire e a Certo. raccontare qualcosa con forza o a dirla quando hai la necessità di dirla. Insomma, quello è molto bello. Grazie per avermi dato lo spunto anche per raccontare questa cosa di Zavattini, che è stato un po' il punto ispiratore di Io sono stato Tra qui. l'altro abbiamo appunto fatto dei nomi, abbiamo fatto nomi di registi, eccetera, e da qui anche mi ricollego col discorso dell'altro progetto che il Cineforum Teramo fa, ovvero quello dell'AB Cinema, Sì, cioè insegnare in questo caso appunto, introdurre più che altro al è mondo del un'introduzione. cinema. Allora, quest'anno ci sono due cose che noi stiamo facendo. E una, dico noi, perché dico noi? Dico perché ovviamente qui ci sono solo io, ma la persona con cui io lavoro Poi c'è un mondo stabilmente. dietro di te, Esatto, c'è una praticamente. persona che è un mondo, una persona mondo, che è Marco Chiarini. Lo dico perché ho avuto il permesso di dirlo. Marco sta finalmente, mi fa piacere annunciarlo, sta girando il suo secondo film a Torino con la Disney. E quindi mi fa molto piacere, lo dico perché Diamo questa fino adesso notizia, diamo questa esatto. notizia che non abbiamo, che fino adesso era comunque forse circolata, ma non Adesso raccontata pubblicamente. è Notizia pubblica: ufficiale, Marco ok. sta girando il suo secondo film. Marco ha realizzato un nuovo fiammifero che tutti ricorderanno, ha realizzato tanti altri progetti. Ovviamente molto belli, Omero bello di nonna e tanti altri lavori notevoli, ha insegnato tuttora con me, ha insegnato al Centro Sperimentale di Cinematografia in altre scuole, ha fatto lavori sempre di qualità, belli e approda ora al suo secondo film, sostenuto e finanziato dalla Disney, che insomma è una cosa curiosa se ci rifletti, no? Passare dall'indipendenza assoluta, Non male, dalla insomma, creatività Certo. a briglia sciolta del nuovo fiammifero, in fondo un'autoproduzione totale, alla major chiave del mondo dell'animazione, non solo, che è la Disney, insomma, Disney Italia. Vabbè, questa è una curiosità per dire, Ma mi faceva piacere è giusto dirlo. dirlo. È giusto dirle, tra l'altro, appunto, quindi ritornando poi al discorso per quanto riguarda l'introduzione, perché poi insegnamento sembra Oh. troppo una cosa, come No, dire, che è una mette una cosa, barriera. guarda, io un aspetto, io ho litigato con degli amici cari che Sì. fanno i critici cinematografici di professione, che Sì. sono bravi, sono persone che scrivono per il web, per testate importanti su internet, cioè, insomma vanno a Hanno Cannes, un che credito, hanno un insomma, credito certo. notevole e loro mi hanno sempre, alcuni di loro, non tutti, ovviamente, mi hanno detto no, ma no, il cinema non si deve insegnare, deve essere il frutto di una scoperta personale. E su questo ci siamo confrontati. Con civiltà, ovviamente, perché io invece dico il contrario: sì, può essere il frutto, ma questo incontro tra la scuola e il cinema, e tra un ragazzo e in fondo un film come Ladri in biciclette, un personaggio come Charlie Chaplin, no? Certo. Come Charlot, o anche T. Per spingerci non molto lontano nel tempo, Certo. questo incontro tra i ragazzi e questo cinema può non avvenire mai se non avviene a scuola, perché forse il contesto, la situazione in cui il ragazzo arriva, o perché il delirio digitale che ci circonda, in cui c'è tutto, ma tutto va cercato, ci vuole qualcuno che te lo indica, cioè io quello che dico sempre, sì, su internet io trovo tutto, Ma se non ho una ma io bussola. non lo so, non lo conosco, cioè non è Certo. che ci vuole qualcuno che ti dice, va, vedi di questo che è bello, no? E oltre questo aspetto, cioè il fatto di indicare, di dire oh, Ladri in biciclette è un bel film, proviamolo a vedere, facciamo questa sfida di vedere un film in bianco e nero, l'idea è quella di portarli al cinema, anche lì.
Al cinema ci si va, gli adolescenti ci vanno, le statistiche dicono che non è che non ci vanno, però l'idea è quella di far vedere un certo tipo di film, Ladri in biciclette, Tempi moderni, Finché la Cineteca di Bologna, per esempio, sta rieditando, A marzo gli uccelli, di Hitchcock, di farli, di vederli nella loro dimensione originaria. E questo è un aspetto non secondario, perché ormai noi siamo abituati al piattaforme, esatto, al telefono grosso, all'iPad, no? E qui, al plasma a casa, ma sei sempre, certo, tu, sei sempre solo. Mi hai dato però uno spunto, perché tu hai detto appunto, oggi al cinema comunque le persone ci vanno, quindi diciamo questa crisi fisica dei posti appunto del cinema non c'è, però hai detto invece far vedere qualcosa, far vedere un altro tipo di film che poi ti dà anche degli spunti diversi, di impressione, no? Ma cambia anche proprio il luogo del cinema in sé, quello che era ai tempi. Allora adesso anch'io qua non voglio fare il nostalgico, però cinema come lo intendo io era anche un luogo di scambio di idee, di riflessioni, quindi ma se anche tu abitui anche, come dire, un ragazzo giovane eccetera anche a avere degli spunti di riflessione, cambia anche il luogo del cinema. Ma la location, cioè, è determinante, certo, perché lì c'è una socialità e c'è un'emozione che io vivo con condivisa, un'altra persona, certo, con l'altro, con cui mi posso confrontare. Se sto a casa non mi confronto con nessuno, invece al cinema io mi posso confrontare con gli altri. Le emozioni si possono diffondere per la sala, no? Come una scossa tellurica che divaga, è un'onda, no? È cosa che io a volte ci faccio caso quando vedo un film, per assaggiare le reazioni dei ragazzi, di chi vede il film, se in quel momento, sì, certo, infatti io non guardo mai il film, guardo sempre il pubblico in maniera un po' delirante, me ne rendo conto, e per capire se quel momento li ha colpiti o meno, se c'è un suggerimento all'amico, certo, visto sta cosa, oppure se c'è gente distrutta al sonno, pure ci stanno. E il punto è questo, cioè l'idea è quella che il cinema questa è una dimensione del cinema, non dell'audiovisivo in senso lato. E poi c'è anche Netflix, ci stanno le piattaforme, certo, per carità, sacrosante, bellissime, però il gusto di vedere i film insieme, vedi quello che è successo con Cookie, con sì, il film su Cookie, certo, in cui il film è stato proiettato in maniera illegale, è stato proiettato non so in quante parti d'Italia, certo, no? Ha avuto un successo clamoroso, non solo, cioè è comunque stato visto ma collegialmente insieme dalle persone. C'è stato un desiderio appunto di volerlo vedere insieme. Di poterlo, certo, vedere insieme. E questo secondo me è una cosa che va preservata, anche il rapporto ai film del passato. Tempi moderni, un film di straordinaria attualità, vi ricordo la storia dei braccialetti di Amazon dell'anno scorso, no? Verissimo. Che si sposa uguale, verissimo, che si può attagliare al discorso che fa Chaplin in quel capolavoro immortale sono film a livello anacronistico, diciamo, come dire, film vecchi tra virgolette, ma no, in realtà no, per no, i temi no, sono dei giganteschi classici, esatto, letteralmente, esatto, è un film la cui forza si propaga nel tempo e non con muore una forza mai, inaudita, esatto, assolutamente no. Ci sono film che affrontano temi datati o comunque legati, non so, che possono non sollevare il nostro animo no? Di contemporanei che viviamo, no? La contemporaneità, però invece alcuni e quelli che noi cerchiamo di proporre ovviamente, certo, sono legati al sommovimento di qualcosa, cioè legati a un tema forte che dura, ecco, questo è il senso. Un altro progetto di cui appunto vorrei parlare, perché anche questo è molto molto importante, molto interessante, è che questa appunto collaborazione che c'è con riguardo il progetto Le Cinéma Saint-Anne de Jeunesse, con sì, una tale scuola del cinema, no, si chiama la Cinémathèque Française, la Cinémathèque Française di Parigi. Per il terzo anno, sì, noi partecipiamo a questo progetto, che è un progetto di formazione al cinema a scuola attraverso la che coinvolge una ventina di partner, Brasile, Portogallo, Germania, Belgio, istituzioni come la Cineteca Reale del Belgio e altre, insomma, è un progetto di formazione che attraversa tutta Europa. Quella che vediamo, esatto, è un esercizio. Qui siamo alla scuola Savini, se non sbaglio. Esatto, questo è un esercizio fatto con la Savini, con la docente Anna Cacciatore, è una scuola del secondo anno, noi partecipiamo per il terzo anno, e in questo caso bisognava realizzare un piano sequenza con la macchina fissa. L'esercizio era questo, perché la cosa bella di questo progetto didattico a cui appunto partecipiamo per il terzo anno è quello di dare un tema, ma questo tema non è riferito al contenuto del film, certo, ma è un tema del linguaggio o del cinema in quanto tale. E quindi un anno può essere
mostrare, nascondere parti di reali dentro la finzione, sembrano cose concettose, ma poi sono molto semplici se le andiamo a spiegare, che però permettono di capire in maniera approfondita il cinema e il suo linguaggio. In questo caso, per l'esercizio di mezzo termine, perché la Cinematek ti chiede di fare degli esercizi lungo il lavoro, non è solo, ovviamente non è solo un lavoro di visione di film o analisi, ci mancherebbe, è un lavoro teorico e pratico. Si analizzano degli estratti, perché loro lavorano molto sugli estratti di film, e poi si realizzano delle cose, delle prove, si fanno delle prove con il cellulare, con la telecamera, legati a quell'elemento del linguaggio, può essere l'inquadratura, in questo caso era il piano sequenza, certo, macchina fissa, ma piano sequenza macchina mobile, ok? E qui vediamo la scena, una scena girata dentro l'arca, in cui si immagina che i ragazzi vengono sorpresi da un attentato all'interno dell'arca, e all'interno dell'arca e fuggono, e tutto deve essere raccontato attraverso una macchina fissa e senza stacchi, senza montaggio. Tra l'altro poi stiamo vedendo appunto che i sottotitoli sono in francese. Sì, perché che succede? Esatto, perché questo poi lavoro poi viene presentato. Esatto. Questo progetto prevede che la Cinematek ti assegna appunto un tema e delle regole del gioco. Cioè tu per lavorare con i ragazzi ti devi attenere a delle piccole regoline che poi tu puoi in parte infrangere leggermente, però sono delle regole che tu devi seguire. Ecco, questa è la parte invece in movimento. Esatto. È lo stesso racconto, però con la macchina in mano, la macchina a spalla. Qui, Dimitri, la cosa secondo me spettacolare è proprio questa, cioè qui non si parla tanto di cose troppo concettuali, cioè qua è proprio il linguaggio vero e proprio, è come imparare la lingua del cinema. Esatto, come si racconta. Loro ti danno delle regole del gioco e tu devi realizzare degli esercizi che poi devi portare a Parigi per un momento di verifica a marzo, e poi a giugno devi tornare alla Cinematek per proiettare il cortometraggio, perché poi a aprile e maggio devi realizzare un piccolo corto. E la cosa bella, quella straordinaria secondo me, è che il corto finale viene presentato dai ragazzi stessi ai loro colleghi brasiliani, finlandesi, portoricani, francesi ovviamente. Cioè c'è proprio un confronto sul cinema che ha come base linguistica ovviamente il francese, evidentemente. D'altronde è nato lì ed è un progetto ideato appunto dalla più importante istituzione cinetecaria al mondo, una delle più importanti, la Cinémathèque francese. Noi siamo onorati di rappresentare l'Italia per la terza volta. Siete gli unici poi, vero? Sì, in Italia siamo gli unici a rappresentare l'Italia. Poi ci sono, ripeto, come ti ho detto, la Cineteca Reale del Belgio, il British Film Institute, insomma siamo in compagnia di queste importanti istituzioni, noi siamo una piccola associazione, certo, però ci fa piacere, certo, essere lì e confrontarci sui temi della didattica con un esperto, che poi l'idea di questo progetto nasce da Alain Bergalà. Alain Bergalà è un grande studioso di cinema che è stato alla Festa del Cinema di Roma 10 giorni fa, e che è uno studioso di didattica del cinema, che ha scritto, certo, anche un libro, ha scritto parecchi libri in Francia, uno tradotto anche dalla Cineteca del Comune di Bologna in Italia, in italiano, e lui che fa lezione, è lui che dà queste indicazioni di didattica, che suggerisce, che ci forma, perché noi veniamo formati anche da lui quando andiamo a Parigi a settembre. Insomma, è una bella occasione. Quest'anno sono coinvolti due istituti, che ringrazio, i docenti e gli istituti che collaborano, l'Istituto Comprensivo Savini San Giuseppe San Giorgio e l'Istituto Peano Linguistico, diciamo, di Nereto, che hanno aderito. Per noi una bella, una soddisfazione non piccola. Tra l'altro poi, ecco, hai fatto anche dei nomi, cioè siete in compagnia in questi progetti davvero di colossi, tra virgolette. Di grandi istituzioni. La soddisfazione è tanta. Sì, perché si impara sempre, cioè noi, certo, apprendiamo tanto quando noi andiamo lì, insomma, poi queste cose vengono restituite, cioè quello che noi apprendiamo lì viene restituito qui ai ragazzi, ai docenti, ma anche negli altri progetti che uno fa. Questa consapevolezza che uno ha di questi metodi didattici poi viene restituita. Siccome siamo alle battute finali, io vorrei innanzitutto che anche voi che ci seguite da casa abbiate capito l'importanza, perché tu, Dimitri, l'abbiamo anche detto a microfoni spenti, io stesso sono stato coinvolto 10 anni fa nel Festival di Cinerammia, sì, collaborando attivamente su un set, la mia unica esperienza, ma meravigliosa, su un set di cinema per un cortometraggio che fu candidato al David di Donatello, e parliamo appunto della Madonna della Frutta. Io appunto quello che voglio che sia chiaro è che anche c'è importanza in quello che hai detto tu, che ci siamo detti a microfoni spenti, nel lanciare
l'abbiamo anche detto in trasmissione, un input, poi nessuno diventa, non è che tutti diventano registi, attori, scenografi, però cinema poi ti rimane dentro e secondo me è una materia, un'arte che ti forma non solo a livello estetico ma anche poi in generale. Io ti ringrazio molto per questa cosa che dici, perché insomma, mi conferma che gli sforzi non sono vani, cioè, voglio dire che questa cosa comunque lascia un segno nella piccola esperienza che hai fatto sul set per scoprire i meccanismi di come funziona un piccolo set, e comunque è chiaro, sì, e noi diamo un piccolo input che per me è importante continuare a dare nonostante il tempo e l'età, è un input che insomma, secondo me va dato, ecco, tutto qui. Allora, io ringrazio ancora di cuore Dimitri Bosi, e poi avremo anche modo con il tempo insomma di fare anche altre puntate, di riprendere argomenti quando ci saranno ovviamente altre novità per quanto riguarda il Cineforum. Grazie ancora a Dimitri Bosi. Grazie a te, grazie a voi tutti, veramente grazie per questa ospitalità. Grazie. Bene, 45 giri finisce qui, il prossimo appuntamento come sempre giovedì prossimo alle ore 21. Grazie per essere stati con noi, buona serata a tutti.